Appalto. Molto spesso questo termine viene confuso col termine gara d'appalto. In realtà questi due termini dovrebbero essere scorporati, in quanto la gara rappresenta la procedura, l'iter obbligatorio che dovrà seguire una pubblica amministrazione al fine di soddisfare una propria esigenza, quale ad esempio la realizzazione di un'opera, l'acquisizione di un servizio o di una fornitura. L'appalto, invece, come vedremo, è il risultato finale a termine della procedura di gara, oltre ad essere il punto di riferimento intorno a cui ruoterà tutta la procedura di gara. Appalto deriva dal latino appaltus, quindi il risultato dell'unione tra la particella ad e pactum. Quindi già capiamo sin da subito che l'appalto è un patto, è una convenzione, è un accordo tra due soggetti che vedremo potrebbero essere due privati, potrebbero essere due pubbliche amministrazioni, ma il caso più frequente riguarda un soggetto pubblico ed un soggetto privato. Il concetto di appalto non è sicuramente recente, già nella lontana Roma antica esisteva l'appalto con cui il Senato romano incaricava i pubblicani o pubblicanus di riscuotere per loro conto i tributi. Oggi, quando parliamo di appalto, dobbiamo suddividere e riconoscere due grandi categorie: l'appalto privato dall'appalto pubblico. L'appalto privato è previsto dall'articolo 1655 del Codice Civile, oltre ad essere l'unica normativa di riferimento, ed è definito come quel contratto con la quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari, con gestione soprattutto a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Negli appalti pubblici abbiamo diverse normative di riferimento. Abbiamo innanzitutto le direttive europee. Abbiamo il codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50 del 2016. Abbiamo anche il codice civile che entra in gioco nella fase che va dalla stipula all'esecuzione. Vediamo i soggetti e gli elementi di entrambe le tipologie di appalti. Nell'appalto privato abbiamo il committente, quindi colui che commissiona, abbiamo l'appaltatore, colui che esegue, abbiamo un corrispettivo, quindi la somma che il committente pagherà all'appaltatore per aver realizzato l'opera o il servizio, avremo delle fasi eventuali, non obbligatorie. In un appalto pubblico invece non avremo un committente, ma avremo una stazione appaltante ben definita dal codice dei contratti pubblici. Non avremo gli appaltatori, ma avremo degli operatori economici che dovranno avere una serie di requisiti morali, in alcuni casi anche di capacità economico-finanziaria, capacità professionale. Non avremo un corrispettivo, ma avremo due valori economici, il valore stimato e il valore a base d'asta. Riferimento importantissimo al fine di presentare un'offerta economica adeguata e sicuramente a ribasso per provare ad aggiudicarsi l'appalto. Avremo delle fasi non più eventuali, ma obbligatorie. Avremo anche delle figure non previste in modo obbligatorio nell'appalto privato, quindi il RUP, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione. Nell'appalto privato, ad esempio, non c'è l'obbligo di definire espressamente chi sia l'impresa o comunque il soggetto che ha commissionato l'opera. Viceversa, in un appalto pubblico sappiamo che entrambi i soggetti, seppur l'operatore economico è un privato, devono essere presentati in veste pubblica attraverso appunto la procedura di gara. In un appalto privato, l'oggetto può essere sia lo svolgimento di un'opera o lo svolgimento di un servizio. Quindi abbiamo all'interno del codice civile una definizione abbastanza generica. Viceversa, in un appalto pubblico, già all'articolo 1 troviamo una puntuale e precisa definizione dell'oggetto dell'appalto pubblico, che sappiamo essere servizi, forniture o lavori. In un appalto privato, chiaramente, la scelta del contraente è libera. Il privato è libero nei fini, quindi autovaluterà i criteri, autostabilirà i criteri obbligatori che dovrà avere l'appaltatore,
potrebbe anche non stabilirli, quindi affidarsi ad un appaltatore che conosce già. Viceversa, nell'appalto pubblico, la procedura di scelta del contraente prevede chiaramente l'obbligo di rispetto dei principi standard, quelli previsti dall'articolo 30, ma non solo, i principi comunitari, i principi della Costituzione, i principi e le disposizioni previste dalle linee guida ANAC, laddove siano obbligatorie, il rispetto del principio di rotazione, garantire l'imparzialità, rispettare le direttive in materia di anticorruzione, in materia di trasparenza e di pubblicità. Inoltre, l'operatore economico, a differenza di un appalto privato, che potrebbe essere chiunque, sappiamo che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80, i cosiddetti requisiti morali, che sono una causa di esclusione dell'operatore economico, ed eventualmente, laddove stabiliti, anche dei requisiti previsti dall'articolo 83. Inoltre, in un appalto pubblico vige l'obbligo dell'utilizzo dei mercati elettronici per scegliere il contraente, salvo casi specifici, salvo deroghe, ma in linea generale esiste questo obbligo, oltre all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici. La stipula del contratto è nettamente diversa. In un appalto privato non sussiste l'obbligatorietà della stipula scritta del contratto. L'appalto potrebbe essere commissionato anche sulla base di un preventivo, sulla base di un accordo formale, orale. Viceversa, un appalto pubblico sappiamo benissimo, all'articolo 32,14, che dovrà essere stipulato a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. In che modo? In forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale erogante della stazione appaltante, che negli enti locali sappiamo essere segretario comunale o segretario generale, o mediante scrittura privata. Abbiamo un'agevolazione in merito alla stipula del contratto in caso di procedure negoziate, ovvero affidamenti di importo non superiori ai 40.000 euro. In questi casi qua si può procedere mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, che consiste in un apposito scambio di lettere, quindi anche tramite posta certificata o strumenti analoghi. Veniamo al subappalto. In linea di massima, il subappalto prevede il divieto per l'appaltatore di non dare in subappalto l'esecuzione dell'opera, del servizio o della fornitura dei lavori in caso di appalti pubblici se non è stato autorizzato del committente o stazione appaltante. Cosa cambia con l'appalto pubblico? Innanzitutto abbiamo un limite di subappalto, per quanto discusso, che inizialmente era il 30%, poi è stato modificato al 40%, oggi addirittura siamo al 50% di limite per il subappalto. Abbiamo, quando entrerà di nuovo in vigore, l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, ma soprattutto i subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 80. Vi riporto alcune sentenze della Cassazione in materia di appalto. Vi ringrazio per l'attenzione, buon ascolto, e vi ricordo che il dizionario completo è fruibile all'interno della community di Omnivis.